Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Mercoledì 28 febbraio, a margine della 40ª puntata del Grande Fratello, Marco Maddaloni ha lasciato il loft di Cinecittà e non vi ha fatto più ritorno. La produzione ha parlato di un'uscita momentanea. Oggi emerge il motivo per cui il judoka ha lasciato la casa in fretta e furia. Un grave lutto ha colpito la sua famiglia. Marco Maddaloni piange la scomparsa del suocero. Nelle scorse ore, lo sportivo ha condiviso su Instagram un messaggio di addio. Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda, ha scritto: sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po' tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace On Mario. La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore, recita una nota diffusa dalla produzione del reality di Canale 5. Originario di Napoli, Marco Maddaloni è sposato con Romina Giamminelli, partenopea ma originaria delle Seychelles. Dalla loro unione sono nati tre figli, Giovanni, 2016, Giselle Maria, 2018, e Pina, 2020. Marco Maddaloni non aveva preso bene la notizia del prolungamento del programma. Durante l'ultima puntata, lo aveva detto a chiare lettere. Cosa vi siete messi in testa? Quanto dura sto programma? A me fa piacere che sta andando bene. Per carità stiamo sulla stessa barca, però, aveva detto, sono stanco, mi manca tanto mia moglie, la mia famiglia. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, alle persone che stanno qui dentro, magari da due mesi in più di me. Però aglio sinceramente, io sono un po' arrivato. Dici che verranno a farmi delle sorprese? Ok, va bene, ma a me manca il loro odore. Io voglio svegliarmi la mattina insieme a loro, con tutto il bene devo dirlo. A fine puntata, il judoka era sparito dai radar e intorno alle 3 di notte la produzione aveva fatto sapere che era uscito temporaneamente. Oggi si scopre il perché. Probabilmente Marco Maddaloni rientrerà in gioco durante la prossima puntata, come già accaduto nel caso di Beatrice Luzzi che ha perso il padre durante la sua permanenza nella casa ed è uscita due volte, la prima per salutarlo prima di un'operazione complicata, la seconda per partecipare al suo funerale.